E vediamo quindi come diventare una perfetta seduttrice, come diventare una donna che sa catturare il cuore dell'uomo che gli interessa. Ovviamente una donna che sa catturare il cuore di un uomo di qualità, fondamentalmente, non dei soliti catramisti che voi dite. Tra l'altro, voi vi innamorate pure dei catramisti, vi innamorate pure di quelli che se ne vanno a convivere con le rumene. Siete proprio stupide, eppure siete talmente stupide che continuate a innamorarvi di questa tipologia di persone. E comunque sia, vediamo cosa fare, vediamo cosa fare e per diventare finalmente una donna di qualità, una donna che sa attrarre. Allora, una donna di qualità, diciamo che deve avere delle caratteristiche fondamentali. Salutiamo anche Pink, salutiamo anche Rosy. Comunque, salutiamo anche Vale, salutiamo anche Gina. Comunque, il concetto è quello: se siete stupide, che vi innamorate dei catramisti, che vi innamorate di quelli che vanno a convivere con le rumene, se vi innamorate di questa tipologia di persone, è perché siete cretine. Siete profondamente cretine e allora non c'è niente da fare. Invece di essere cretine e di innamorarvi dei catramisti che tra l'altro vi lasciano, dovete imparare a far innamorare gli uomini di qualità e quindi dovete diventare delle donne in grado di sedurre. Salutiamo anche Patrizia Perotti, la nostra cara pagnocca. Delle donne in grado di far innamorare. Dovete diventare delle donne di qualità. Una delle caratteristiche più evidenti di una donna di qualità è il suo potere di seduzione. Ma la seduzione non soltanto fisica, perché una donna che sa catturare il cuore di un uomo è un mix di cose, è un mix di intelligenza, è un mix di femminilità, è un mix di sensualità. La donna seduttrice, la vera seduttrice che sa sedurre uomini di qualità, è una donna complessa, affascinante, che sa catturare attraverso il mistero, attraverso il suo potere di seduzione, sa catturare uomini veramente di qualità. E è una donna, diciamo, raffinata. Può essere anche manipolatrice, può essere anche senza scrupoli, ma comunque è un personaggio complesso, non è assolutamente superficiale, è una donna che sa entrare in profondità, è una donna che sa entrare dentro la psicologia di un uomo, è una donna che sa mettere in atto tutta una serie di strategie, è una donna indipendente, perché se voi siete dipendenti. Ma la dipendenza deve essere, l'indipendenza deve essere sotto tutti i punti di vista, no? Uno stereotipo è che le donne sono dipendenti. Non devono essere dipendenti. Non devi cercare appagamento nell'amore e nelle relazioni. C'è qualcuno che dice: ah, finalmente basta che tu ami qualcuno, sei contenta. Ma sto cazzo è col pensiero, cioè non è importante amare, è importante essere amati fondamentalmente. Cioè, puoi anche amare, ma amare soltanto chi già ti ama, no? La stupidità, eppure ci sono personaggi che dicono che ah, basta che ami. Poi, se indipendentemente dal fatto che quello ti contraccambia, ma sto cazzo è col pensiero, no? Tu devi amare solamente qualcuno che ti ama. Poi, ovviamente, in generale, uno ama tutti gli esseri senzienti. Anch'io amo tutti gli esseri senzienti. Io non ammazzo neanche le zanzare, per dire, perché non voglio togliere la vita a un altro essere senziente. Però dire che è importante amare indipendentemente dall'essere amato. Bisogna essere coglioni fondamentalmente. Comunque sia, dobbiamo imparare a trovare la situazione giusta. Dobbiamo tenere presente che poi la donna seduttrice. Intanto è una donna fortemente eterosessuale, perché già oggi andiamo sulle bisessualità, per carità, ognuno può avere i suoi punti di vista, però una donna che sa amare, diciamo qua si parla di seduzione eterosessuale. Poi
Ovviamente ci possono essere lesbiche, bisessuali, di qualunque orientazione, no? Però la vera donna seduttrice ha questa cosa. Poi, quindi ci sono alcune caratteristiche che una donna, se vuole diventare seduttrice, deve imparare a sviluppare. Salutiamo anche Fadel, che non so, Fadel, sei uomo, donna, trans, cosa sei? Una cosa importante è ci sono alcune caratteristiche che una donna seduttrice deve sviluppare. La prima caratteristica è la fiducia in se stessi e la stima di sé. Una delle principali ragioni che ti consente di diventare una seduttrice, di catturare il cuore degli uomini che ti piacciono, è quello di rafforzare fondamentalmente la fiducia in te stessa, l'autostima. E avere uomo, perfetto. E avere, oh, meno male, ogni tanto c'è qualche uomo qua. Uomo etero, spero. E avere, diciamo, la capacità di, diciamo, sviluppare, un impatto profondo nella vita quotidiana delle altre persone. Questo è un altro punto che secondo me è importante da portare avanti. Avere un'autostima solida ti aiuta ad amarti e ad accettarti per quello che sei. Questo è essenziale nelle, diciamo, relazioni sane e appaganti. Quindi poi, oltre ad avere fiducia in te stesso vuol dire fondamentalmente avere una caratteristica importante che è non essere, diciamo, in crisi di identità, perché una persona che non ha fiducia in se stesso, in se stessa, è una persona che è in crisi di identità. Essere in crisi di identità cosa significa? Che non sai quello che sei, non sai quello che vuoi, non hai potere decisionale, non sai decidere niente. È sbagliato pensare che seduttrici si nasce. Seduttrici si diventa! Questa è una delle cazzate che dicono le sfigate. Se una persona è sfigata, che non sa sedurre neanche come dire, un appendino, dice, seduttrice si nasce, seduttrice, seduttore si diventa. Poi ci sono quelli che hanno imparato inconsapevolmente, ma vi dirò di più, un seduttore o una seduttrice che ha imparato ha molto più vantaggio rispetto a uno naturale, perché quelli naturali, diciamo, pensano di essere seduttori, ma poi quando si trovano in difficoltà se lo pigliano in quel posto lì. Ma io non è che voglio essere un seduttore, però diciamo che io non sono nato con capacità di sedurre, assolutamente. Non sono nato con nessuna capacità di sedurre, anzi, fino a una certa età ero veramente impacciato. Poi non è che sono diventato chissà che, però ho imparato, perché tutto si impara. Dire che una cosa è innata è una cazzata. Dire che una cosa è innata è da sfigati, perché vuol dire che tu ti precludi la possibilità di diventarlo. Come dire, musicisti si nasce, non si diventa. E allora non rinuncerai, no? Perché questo significa la rinuncia. Bisogna darsi da fare, qualunque cosa noi possiamo raggiungerla. Salutiamo anche Piera, qualunque cosa noi possiamo farla. Noi abbiamo la capacità di imparare. E la seduzione è come tutte le altre cose, si può imparare al 100%. È come dire, non è che uno, salutiamo anche Roxy Rosa, dici nasci ingegnere. No, studi e diventi ingegnere. Nasci medico? No, studi e diventi medico. Nasci catramista? No, eviti di studiare e diventi catramista. Sciampista si nasce? No, sciampista lo diventi, anche sciampista lo diventi. Noi abbiamo anche il potere di imparare, diciamo, abbiamo anche il potere di imparare a fare le cose. Quindi, se voi pensate di non essere in grado di sedurre è un vostro problema. Però, quindi, la prima cosa è la fiducia in se stessi. Una persona che pensa che un qualcosa sia innato è perché non ha fiducia in se stesso. Se avesse fiducia in se stesso, penserebbe che qualcosa lo può imparare. Tra l'altro, la cosa fondamentale è dire questo: se una persona, un essere umano che ha due gambe, due braccia e un cervello come me, riesce a fare qualcosa, ci posso riuscire anch'io. È ovvio che che bisogna impegnarsi nelle cose, cioè poi magari tutti non diventeranno campioni, no? Cioè io potrei imparare a guidare una Formula 1, magari non correrò, però
come Schumacher, poveretto, non so, come qualcosa, però posso imparare a guidarla. Non è che non impara a guidarla. È importante, diciamo, è importante però imparare a fare le cose fatte nel modo giusto. Quindi il secondo potere è il potere, ma ditemi se si vede bene. Ditemi se si vede bene. Si vede bene, ragazzi, perché ogni tanto mi dà qualche problema di linea. Ditemi se si vede bene, vecchie carampane. Allora, il potere, diciamo, il secondo potere è il potere della seduzione. Il potere della seduzione non si vede bene? Allora prova a togliere una cosa. Adesso aspettate un attimo, prova a fare una modifica e si dovrebbe vedere bene. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Proviamo ad andare in questo modo. Ora ditemi. Ora si dovrebbe vedere meglio. Ditemi se adesso si vede meglio. Ditemi se adesso si vede meglio, salutiamo anche Mauro, ditemi se adesso si vede meglio. Ora si dovrebbe vedere meglio, gradirei una risposta rapida, si vede meglio o no? Adesso si dovrebbe vedere meglio, si dovrebbe vedere meglio. Adesso si vede meglio? Ok, perfetto, perfetto. Bene, quindi allora dobbiamo tenere presente che la seconda cosa importante è il potere della seduzione. Quindi, oltre a sviluppare amore per se stesso, dobbiamo sviluppare il potere della seduzione. E la seduzione è un'arma sottile che la donna deve imparare a padroneggiare, imparare a sedurre, quindi va di pari passo con avere autostima in se stesso. Imparare a sedurre è qualcosa che tutti devono imparare. E imparare a sedurre, salutiamo Andrea Giovani, è il secondo grande potere, è il potere di conquista. Quindi noi è che ci evita la crisi esistenziale, perché la crisi esistenziale ci porta a non avere potere di conquista. Quindi adesso vi darò alcune caratteristiche. Quindi la prima cosa. Una donna deve essere indipendente, autonoma, deve raggiungere anche il successo professionale e soltanto queste sono le donne di successo, devono avere indipendenza e autonomia, raggiungere anche un successo professionale, perché se raggiungono un successo professionale avranno dei grandi vantaggi. L'importanza della fiducia in se stesso è fondamentale. La fiducia in se stessa è un sentimento di fede e convinzione delle proprie capacità. È la convinzione di saper affrontare le sfide. È la convinzione di saper ottenere dei risultati. Salutiamo Gambino. Quindi, quali sono i vantaggi della figura in se stessi, della fiducia in se stessi? È quello di crearsi un'immagine ideale di se stessi. Io sono la persona più importante del mondo. Sviluppare capacità come autostima, resilienza, cioè capacità di resistere agli urti della vita, capacità di seduzione, capacità di prendere rischi calcolati, perché nella seduzione qualche rischio c'è. Ma bisogna utilizzare dei rischi calcolati. Quindi questo è importante, sviluppare fiducia in se stessi, anche qua. Non è un qualcosa di innato, è un qualcosa che si può imparare. Noi possiamo imparare ad avere fiducia in noi stessi. Dobbiamo capire quali sono i nostri punti di forza, capire quali sono le nostre debolezze. Dobbiamo dedicare del tempo per conoscerci, per accettarci tutti gli aspetti del nostro essere. Dobbiamo sviluppare un pensiero positivo, evitare pensieri negativi. Salutiamo Alessandra, quei pensieri di autoipnosi negativa involontaria, sostituirli con pensieri di autoipnosi positiva e volontaria. Salutiamo anche Trastulli. Quindi mettiamo pensieri positivi. Non esistono fallimenti. Salutiamo la nostra Grenettina, Green Apple. Non esistono fallimenti. Salutiamo anche Chiara. Esistono solo risultati. Questo è un altro punto fondamentale. Non esistono fallimenti, esistono soltanto risultati. Invece di vedere un fallimento, invece di temerlo, se tu hai autostima, usalo come un'opportunità di apprendimento, come un'opportunità di crescita. Pratica la comunicazione intrapsichica con te stesso. Impara a gestire lo stress, impara a gestire l'ansia. Sono tutte cose. Usa la meditazione, medita, medita, respira. Ci sono tante, fai yoga, fai qualcosa.
che ti servirà per raggiungere dei risultati. Quindi la fiducia in se stessi incarna la vera seduttrice, la fiducia in se stessi incarna la donna che sa veramente conquistare. E questo è importante, e questo è importante, e questo è importante, è un qualcosa di fondamentale. Questo devi impararlo, la donna diciamo che sa manifestare diciamo le sue capacità è una donna che sa ottenere dei risultati. Per sedurre diciamo devi prendere decisioni informate sulla persona, perché alle volte perdi soltanto tempo. Devi prendere decisioni informate, devi navigare con sicurezza. La fiducia in te stessa è il fondamento diciamo, no? Sulla quale si basa la tua capacità di successo. Quindi impara, impara, impara. Quali sono i segni che hai fiducia in te stesso? Beh, ad esempio, che ti ami e ti rispetti, porca troia, no? Che ti ami e ti rispetti. Che ami e ti rispetti al 100%, no? Quindi che hai autostima, che hai fiducia nelle tue capacità di sedurre. Perché se tu non hai fiducia nelle tue capacità di sedurre, ma chi cavolo vuoi sedurre? Come fa una seduttrice a essere seduttrice se pensa di non essere seducente? La seduttrice non seducente è come lo scrutatore non votante. Vi ricordate, no, quella canzone? C'era una canzone che non mi ricordo chi la cantava, ogni tanto mi viene in mente le canzoni, di quello lì che diceva lo scrutatore non votante. Iscrivetevi a sto canale di Alessio Gambino, che se no mi tormenta. Ma metti sto link, Gambino, metti il link e non rompere i maroni. Metti il link, come fa Camelli, come fanno tutti. Allora, metti il link. E poi così le altre persone si iscrivono. Gambino. Allora, quindi dovete imparare, iscrivetevi a questo canale di Gambino, se no mi tormenta, mi dà tormento fino alla fine dei miei giorni, Gambino. Quindi dovete imparare a sviluppare tutte le vostre capacità. Ma se non scrivi il link, Gambino, sei capace a fare un copia e incolla? Non ci va una scienza, Gambino, basta fare un copia e incolla. Quindi stavo dicendo, salutiamo Antonio, quindi stiamo dicendo che dovete imparare a avere fiducia in voi stessi. Per prima cosa dovete pensare di essere seduttrici, dovete pensare di essere in grado di sedurre, dovete pensare di essere in grado di conquistare, dovete pensare di essere in grado di... Quindi la fiducia in voi stessi è quella, no? E l'autostima è quella lì, sviluppare una sana autostima però richiede un allenamento, perché si può imparare, richiede tempo, richiede impegno. Quindi devi essere gentile con te stessa fondamentalmente, devi impostare degli obiettivi smart. Gli obiettivi, è importante che ti dai degli obiettivi, questi obiettivi devono essere smart, cioè non puoi pensare di conquistare sto cazzo, diciamo, no, devi imparare a definire degli obiettivi raggiungibili, specifici, misurabili, accessibili, realistici, temporalmente collocati, e questo è quello che devi fare. Sviluppa un'attitudine positiva, un atteggiamento positivo. E questo ti aiuterà a sviluppare seduzione, carisma. Questo è importante. Perché sennò poi ti lamenti che ti portano via l'uomo. Te lo portano via sì, perché non te lo meriti che te lo portino via. Se sei sciatta, se non c'hai gratitudine, se non hai pensieri positivi. Deve essere un ottimismo, ma realistico. Non deve essere un delirio di onnipotenza, ovviamente. Queste sono tutte cose importanti, sono tutte cose fondamentali. Tra l'altro vi ricordo due appuntamenti questa sera. Alle 21 ci sarà la mia premiere, anche per Gambino. Alle 21 ci sarà la mia premiere. E alle 22, caro Gambino, ci sarà la musica. Caro Gambino, alle 22 ci sarà la musica. Ci sarà The Best of Mozart. Alle 22 qua sul canale, vi voglio tu, alle 21 la premiere e alle 22 ci sarà The Best of Mozart, The Best of Mozart. Quindi anche voi
potrete godervi Mozart mentre chattate. Anziché musica rilassante, oggi ho dovuto fare The Best of Mozart. Quindi questo è un punto fondamentale, no? Devi sviluppare un'attrazione magnetica. Le persone che sono positive sviluppano un'attrazione magnetica e questo è molto importante. Le persone che sono positive sviluppano un'attrazione magnetica, sviluppano un'attrazione importante. E comunque ci sono alcune cose che dovete fare, no? Intanto ci sono degli elementi chiave nella seduzione. Quindi l'elemento chiave è, come dicevo prima, la fiducia in se stessi, ma anche sviluppare un buon linguaggio del corpo. E una donna, diciamo, se vuole sedurre, deve essere capace di attrarre, no? Quindi, ovviamente, il linguaggio del corpo deve essere seduttivo. E il linguaggio del corpo è anche più potente delle parole. Il linguaggio del corpo è come tu comunichi attraverso i gesti, quindi ci deve essere un contatto visivo, è uno degli aspetti più potenti del linguaggio del corpo, ci deve essere un sorriso caldo, sincero, una postura eretta, tette in fuori, culo in fuori, sono cose fondamentali queste. E devi utilizzare, diciamo, anche una comunicazione anche verbale efficace, perché attraverso la comunicazione verbale tu vai a colpire la parte logica, attraverso la comunicazione non verbale tu vai a colpire la parte analogica, e questo è importante. Il linguaggio del corpo, il tono di voce è fondamentale. Il vostro tono di voce deve trasmettere emozioni. Dovete imparare a fare delle domande. Care seduttrici, aspiranti seduttrici, a fare le domande giuste per andare ad amplificare quelle che sono come possiamo dire, le emozioni degli uomini, perché se non li emozionate questi uomini non si innamorano. Quindi la conversazione è un'arte, dovete anche dimostrare cultura, non dovete parlare delle pecore o delle borsette come parlate normalmente. Umorismo e fascino, ad esempio, anche sono delle cose fondamentali. Il fascino è l'arte di affascinare, il fascino è l'arte di catturare gli altri con la vostra presenza. La vostra presenza deve essere magnetica, come dicevo, sorriso caloroso, contatto visivo, ascolto attivo e creare mistero. Salutiamo anche Sissi. Creare mistero è molto importante, la capacità di creare mistero è veramente fondamentale. Poi dovete scegliere gli argomenti di conversazione, non dovete parlare delle cose che piacciono a voi, dovete parlare delle cose che danno emozione agli altri. Questo è un altro punto. La scelta degli argomenti di conversazione è fondamentale, devi imparare a tirare di fuori le emozioni, non devi tirare. Poi ovviamente devi prenderti cura del tuo aspetto, anche l'aspetto fisico comunque ha la sua valenza. Se tu sei una chiattona, se tu sei, diciamo, come dire, sfatta perché non fai sport, non fai niente, hai le macerie, perderai il potere di seduzione. Diciamoci la verità, perché tutti possono sedurre. Io non è che voglio dire che tutti possono sedurre, ma è evidente che se una persona ha un corpo in cui si allena, non ha la cellulite, non ha la pancia, non ha, diciamo, il culo flaccido, ma è una donna, diciamo, che ha un fisico apposta, questo, voglio dire, aiuta ovviamente. Ma anche la scelta degli abiti, ovviamente, la scelta degli abiti che valorizzino il tuo stile personale, no? Che ti facciano sentire a tuo agio. Prenderti cura dell'igiene personale, la cura dei capelli. È ovvio che se c'hai tutti i capelli unti e bisunti, hai un trucco che sembra una maschera da circo, hai una conciatura, diciamo. I capelli devono essere lunghi, diciamo la verità, i capelli devono essere lunghi. I capelli sono importanti, diciamo, i capelli sono importanti in una donna, lo dicevano anche nella Bibbia, no? Come dire, le donne devono coprirsi i capelli a motivo degli angeli, perché gli angeli della Bibbia non erano, gli angeli della Bibbia non erano quegli angeli che erano così, delle cose, erano, si eccitavano quando vedevano una donna dai capelli lunghi. Quindi i capelli devono essere lunghi fondamentalmente.
Perché sono più sensuali i capelli lunghi dei capelli corti. Ovviamente i capelli per gli uomini fortunatamente non servono perché noi uomini, ad esempio, cioè come dire, magari servono, io però non posso sfruttare l'arma di seduzione dei capelli. Però per le donne invece i capelli sono molto più importanti degli uomini, sono un qualcosa che è fondamentale, no? Quindi, infatti, le donne che perdono i capelli dovrebbero mettersi una parrucca, fare qualcosa, perché comunque il capello per una donna è un punto fondamentale. Quindi, un capello sano, un capello fluente, un capello folto, beh, per una donna è molto importante perché valorizza molto la femminilità. Fortunatamente le donne tendenzialmente non perdono i capelli, per cui possono anche tenerli, ma vanno curati fondamentalmente. Quindi anche la cura della pelle è importante, no? La cura della pelle, una pelle sana, voluminosa. Tra l'altro, la pelle, diciamo, è anche collegata proprio all'aspetto, la pelle è anche collegata all'aspetto, come possiamo dire, della giovinezza, no? Perché ovviamente una persona giovane ha, salutiamo anche Sergio che è pelato come me. E lo so, ma noi siamo uomini, abbiamo il vantaggio che gli uomini possono anche perdere i capelli fondamentalmente. Ma la pelle sana, infatti, è indice di salute, è indice di giovinezza. Quindi se riuscirete a mantenere la pelle sana, per voi è importante, riuscire a mantenere la pelle sana è importante. Quindi l'acconciatura, dicevo, ovviamente è importante, ma anche gli accessori sono importanti, anche l'alimentazione, no? Perché anche l'alimentazione comunque genera ovviamente un corpo sano fondamentalmente, quindi evitate di mangiare schifezze. Comunque nelle relazioni diciamo che prendersi cura anche dell'apparenza è importante, come dire, è importante perché nella seduzione conta anche quello. Anche lo stile dell'abbigliamento è importante, lo stile dell'abbigliamento è un potente mezzo per comunicare cosa sei, cosa rappresenti, perché quando un uomo ti vede, vede come sei vestita. Tra l'altro, diciamo, anche l'abbigliamento, diciamo, in condizioni quando gliela dai per la prima volta, meglio, diciamo, beh, una si può anche spogliare nuda completamente, però talvolta, diciamo, usare un po' di lingerie, diciamo, oltre a essere sensuale, la lingerie aiuta anche a mitigare, no? Come dicevo in un altro video, certi difetti, no? Perché è evidente che, come dire, quando una donna è nuda, completamente si vedono i difetti, si vedono la cellulite, si vedono. Quindi diciamo che mitigare un pochettino può essere utile. Cioè, quindi ci sono, devi creare uno stile di abbigliamento seducente. Ovviamente devi adattare il tuo stile alle varie occasioni, no? Cioè, puoi essere elegante al lavoro, magari sexy di sera. È informale, che ne so, ovviamente durante le cose, ma devi comunque indossare degli abiti che ti facciano stare bene con te stessa. Quindi ogni tipo di corpo, ogni tipo di fisico ha il suo stile fondamentalmente. Diciamo che comunque un abbigliamento giusto può aiutare, diciamo, ad apparire come una donna interessante fondamentalmente. Tra l'altro, devi tenere presente che ogni persona, diciamo, può valorizzarsi molto. Tra l'altro, le donne hanno molte possibilità di valorizzarsi, hanno molte possibilità di migliorare. Salutiamo Patrizia Perotti. Sì, beh, anche l'intimo è importante, cioè se hai un intimo delle balle, diciamo, è poco intrigante, diciamo, no? Quindi sono tutte cose che comunque possono aiutare fondamentalmente, possono aiutare a dare, diciamo, contribuiscono ovviamente a generare una situazione. A generare una situazione che può
che può dare, come possiamo dire, può intrigare, no? Può generare quel non so che può aiutare fondamentalmente. Non è fondamentale, ma sono tante piccole cose che una persona può utilizzare per migliorare un attimino il proprio modo di essere, per migliorare il proprio appeal nei confronti della persona e per piacere anche a se stessi fondamentalmente, no? Quindi ci sono tante, tante possibilità, anche diciamo i colori fondamentalmente. I colori di una donna seduttrice sono colori classici, non devi secondo me andare vestita in giro come un semaforo, no? Quindi se vai vestita in giro come un semaforo, meglio usare i colori classici come il bianco, il nero, il rosso, il blu scuro. Evitate le cose leopardate, evitate le cose leopardate, perché le cose leopardate sono da sciampista, le cose leopardate sono da sciampista, quindi stile animalier da sciampista, cioè oppure a meno che non siete la regina Elisabetta, soltanto la regina Elisabetta poteva permettersi, forse anche Kate Middleton poteva permettersi perché lei era la regina Elisabetta, è come diciamo la stessa cosa di Gianni Agnelli, no? E soltanto Gianni Agnelli si poteva permettere l'orologio sopra il polsino. Se il catramista si mette l'orologio sul polsino, è appunto un catramista. Quindi Gianni Agnelli, perché sono quelle persone che creano lo stile. Quindi la regina Elisabetta poteva portare il coso leopardato e invece le carampane no, evitate il leopardato, tigrato, zebrato, giaguarato perché fa cagare da sciampista. Quindi anche i colori, dicevo, è importante. I colori, anche i tacchi sicuramente sono utili perché il tacco, diciamo, può allungare la gamba, può migliorare un po' la tua postura, ma non devi avere delle zeppe, dei trampoli che poi quando te li togli sparisci, no? Cioè il tacco può essere utile fondamentalmente, deve essere però, diciamo, nel modo giusto fondamentalmente, no? Ovviamente ci sono diverse possibilità, anche i colori caldi sono sicuramente danno una sensazione, diciamo, di bellezza fondamentalmente, ma poi è importante imparare a gestire le relazioni, cioè la seduzione è un processo continuo. Non è un qualcosa. Altra cosa fondamentale, devi imparare a gestire le relazioni tossiche, cioè è importante che devi subito imparare a gestire le relazioni tossiche e toglierti dai coglioni. Se una relazione ti causa stress, se una relazione ti causa ansia, se una relazione ti causa sofferenza emotiva, chiudila subito, non stare a perdere tempo, chiudila subito. Devi imparare a valutare oggettivamente le relazioni. Questo è un punto fondamentale. È un punto fondamentale imparare a gestire le relazioni. È importante, anziché il miglioramento continuo, la seduzione continua. La seduzione è un processo che va nutrito. Bisogna mantenere la passione, bisogna creare intimità, bisogna sapersi rinnovare. La seduzione deve essere un processo continuo in cui tu piano piano riesci a sedurre gradualmente in modo tale da creare una relazione che possa diventare una relazione duratura. E questo è un punto fondamentale. Questo è un punto molto importante e un punto fondamentale. Dovete imparare a sviluppare queste caratteristiche fondamentalmente. La seduzione è un processo che va sviluppato nella vita quotidiana, diciamo, no?
Questo è un punto importante, è una sfida relazionale. La seduzione, la vera seduttrice, la vive come un gioco, la vive veramente come un gioco. Deve imparare a sviluppare carisma. Anche sviluppare carisma è un punto fondamentale. Ecco, queste sono tutte cose che ti aiutano a diventare una seduttrice. Poi ovviamente devi andare, tra virgolette, a ricercare la persona giusta. Anche qua, ricercare la persona giusta, devi definire degli obiettivi, questi obiettivi devono essere smart e poi devi frequentare degli ambienti, come dico sempre, dove possono. Se tu vai nella discoteca periferica, della tua città, salutiamo anche Irene. E troverai che donne troverai? Troverai le donne leopardate, troverai le donne giaguarate e troverai gli uomini catramisti. Non puoi sperare, magari sposati, non puoi sperare di andare, diciamo, nella discoteca periferica di terza mano della tua città e trovare il principe d'Arabia Saudita. O che ne so, il ricco ereditiero o qualcuno, non lo troverai. Poi comunque, quindi devi definire un target e frequentare degli ambienti dove c'è quel target. Poi comunque la ricerca dell'amore richiede pazienza e perseveranza. Cioè la ricerca dell'amore è un processo che richiede pazienza e perseveranza. Non devi affrettarti a buttarti in una relazione per disperazione. Ci sono tante malgascione che invece si buttano nelle relazioni per disperazione, si buttano nelle relazioni per disperazione e questo è un punto fondamentale e dobbiamo tenerlo presente. Non ti devi buttare, diciamo, in una relazione per disperazione. Serve perseveranza, non affrettarti. Prenditi tempo per conoscere, impara dalle delusioni. Se subisci delle delusioni, devono diventare un insegnamento. E questo è un punto molto importante, un punto fondamentale, no? Altrimenti non ottieni niente. Se vuoi una relazione d'amore appagante, devi, come dire, fare un check all'inizio fondamentalmente. Questo è quello che devi imparare a fare. Quindi devi imparare a creare un'intimità emotiva, devi imparare a sviluppare intelligenza emotiva. Devi imparare a sviluppare l'amore proprio in una relazione. Questo è far sì che la passione, ad esempio, si mantenga nel tempo. Se tu riesci più o meno a fare tutte queste cose, riuscirai a superare gli ostacoli. Ma tieni presente che gli ostacoli nella seduzione sono soprattutto ostacoli interiori, non ostacoli esteriori. Devi identificare quali sono le tue paure, devi identificare quali sono i tuoi blocchi, devi identificare quali sono le cose che ti rendono difficile la conquista, e allora se comprenderai l'origine. Tra l'altro, vi ricordo che sul mio canale Massimo Taramà, su questo canale, faccio i seminari. Quindi, se volete seguirmi in seminari, abbonatevi con l'abbonamento base, potrete seguire i miei seminari. Potrete seguire i miei seminari e che sono a lunedì e giovedì con l'abbonamento base, anziché farvi le unghie leopardate, le unghie tigrate, le unghie da tigre, dei denti a sciabola. Fate l'abbonamento base, seguite i miei seminari e vedrete che avrete diversi vantaggi da questo. Quindi questo è un punto fondamentale, no? Quindi potrai, diciamo, comprendere le tue emozioni, potrai comprendere come gestire le tue emozioni. Questo è un punto fondamentale, diciamo, no? Una volta che hai identificato i tuoi pensieri, le tue rimuginare, devi cercare di andare oltre, mettere nuovi pensieri, pensieri che possono essere pensieri vincenti, cambiare la tua narrazione interiore, perché ognuno di noi ha una sua narrazione interiore, abbiamo un ipnotista interno fondamentalmente, abbiamo un ipnotista interno che ci governa, quindi devi cambiare la tua narrazione interiore. Devi cambiare, diciamo, i pensieri che vanno, mettere pensieri di successo. I pensieri di sfiga sono fondamentalmente tre: pensare che sei impedita nel conquistare nuove persone, cioè che gli altri sono meglio di te, oppure il pensiero di essere sfigata,
cioè di essere uscita fuori difettosa dalla fabbrica, o il pensiero di essere sfortunata, che l'universo ce l'abbia con te. Ecco, devi abbattere totalmente questi pensieri e immettere dei pensieri nuovi, immettere dei pensieri che siano pensieri, quindi di capacità di affrontare e superare gli ostacoli, pensieri che siano pensieri di riuscire a governare, diciamo, di essere uscita perfetta dalla fabbrica e pensieri di essere fortunata. Quindi devi mettere l'antidoto, perché il principio è quello che nella nostra mente non possono esserci due pensieri completamente opposti. Cioè io non posso pensare contemporaneamente mi piace l'acqua e non mi piace l'acqua. Posso pensare adesso mi piace l'acqua, tra 10 minuti non mi piace l'acqua, ma non posso pensarlo contemporaneamente. Allora, quando mi viene un pensiero negativo, devo immettere il pensiero opposto dentro, perché questo mi farà fare un salto quantico, mi farà sviluppare più capacità. Intanto mettete un like, iscrivetevi al canale che è gratuito, mettete un like e vi ricordo di abbonarvi al canale. L'abbonamento base, potrete seguire i miei seminari, con l'abbonamento base. Vi esorto quindi a diventare persone migliori, abbonatevi con l'abbonamento base e seguite i miei seminari. E poi vi esorto anche a, se volete, dare un sostegno al canale, potete fare anche una piccola donazione al canale e dare